L'ultimo giorno, storicamente, è sempre trascorso in sordina, ma non quest'anno. È stata una chiusura in grande stile, quella di Lucca Comics and Games 2016. Partiamo dai numeri, circa 35.000 biglietti venduti, più del primo giorno, che hanno portato a 268.000 il totale dei 5 giorni per il record storico assoluto del festival. Per le strade e le piazze del centro storico però le presenze effettive sono state almeno 50.000 anche per il giorno di chiusura. Nei padiglioni e nelle varie location tanti appuntamenti sotto il segno del fumetto, del gioco e dell'illustrazione. La cavallerizza anche quest'anno si è trasformata nel campo base tutto dedicato a League of Legends, uno dei videogiochi online più amati e giocati nel mondo. A pochi passi, nel padiglione San Donato, lo stand allestito dal Polo Tecnologico Lucchese, che per il secondo anno consecutivo ha dato la possibilità ad alcune start-up di mostrare i loro progetti dedicati al videogioco al pubblico e gli addetti ai lavori di Lucca Comics. Tantissimi, anche in questo quinto giorno, gli ospiti e gli incontri d'eccezione, come quello organizzato dalla rivista Linus nella chiesa di San Giovanni, tra due mostri sacri, uno della musica, come Francesco Guccini, uno del disegno, come Milo Manara, entrambi legati dall'amore per il fumetto. Tornando all'aperto, sul baluardo Santa Croce, è andata in scena l'ultima giornata di eventi organizzati dall'Umbrella Italian Division, l'associazione dedicata al videogioco horror Resident Evil. Tra armi biologiche e zombie, uno spettacolo sempre favoloso. A pochi passi, le sfide organizzate dall'Associazione Italiana Giochi Tattici. Dopo 5 giorni intensi, sempre baciati da un sole primaverile, cala il sipario su Lucca Comics and Games 2016 e dopo aver festeggiato i suoi primi splendidi 50 anni, il festival è pronto a nuove sfide.